Apriamo ora una grande pagina, una pagina dedicata alle sfide del lavoro del futuro. Lo facciamo con un parterre d'eccezione. Saluto il professor Domenico De Masi, Rosa Maria Di Giorgi, parlamentare del Partito Democratico. Un saluto e un benvenuto qui a Roma al filosofo Diego Fusaro, a sua volta in libreria con Storia e coscienza del precariato. Approfitto però subito di lei, Fusaro, perché prima di entrare con i piedi nel piatto delle questioni relative alle sfide del lavoro del futuro, voglio che lei mi commenti una presa di posizione di Orban, e lo chiedo a lei perché lei lo ha incontrato poche settimane fa in questo incontro dei sovranisti. Lo anticipava anche Adriana Bellini del TG. Il governo ungherese inserirà nella Costituzione il divieto di accoglienza dei migranti economici illegali. La modifica costituzionale è stata votata in commissione parlamentare e sarà approvata in aula domani. Cosa significa? Questa è una chiusura, una fortezza della fortezza Ungheria rispetto al resto dell'Europa. Esattamente, il governo di Orban sta prendendo provvedimenti alquanto seri su questo tema, quanto a drasticità, e tuttavia bisogna pure inquadrare il problema nell'ordine delle questioni che stiamo affrontando. L'immigrazione di massa, se noi la guardiamo come essenzialmente viene presentata, cioè come una semplice fuga di persone in difficoltà, è ovvio che viene fatto naturale pensare che si debba accogliere, ma se noi cominciamo a rovesciare la prospettiva e cominciamo a vedere l'immigrazione di massa per quello che realmente è, ossia per una deportazione di massa di nuovi schiavi con il triplice obiettivo: A, di abbassare i salari della classe lavoratrice nel suo complesso, avrebbe detto Marx; B, di sfruttare meglio persone disperate, i descamisados della globalizzazione; 3, di generalizzare il profilo disperato dell'homo migrans, rendendo non cittadini i migranti ma migranti noi. Evidente che la questione cambia molto. Sicuramente la prospettiva di Orban è radicale, forse estrema, e tuttavia inquadra il problema molto bene, o sicuramente meglio, mi pare, rispetto a come è stato affrontato finora dagli aedi del pensiero unico, come ad esempio Roberto Saviano dal suo attico sontuoso di Nuova York, che saluto, che Stefano Zurlo, collega.